Con l'incontro di oggi, avente come tema la grotta della Monaca di Sant'Agata di Jesolo, diamo inizio ad una collaborazione culturale con la nota associazione Centro Regionale di Speleologia Enzo D'Amedici. Quindi è doveroso ringraziare per la sensibilità e disponibilità dimostrata il presidente, il professor Felice La Rocca e naturalmente la dottoressa Antonella Laino, che sarà ospite, anche se in remoto, a questo incontro. Mi auguro che lo stesso possa essere di vostro interesse. E quindi posso augurarvi che buona visione. Grazie. Salve a tutti, colgo subito l'occasione per ringraziare il Circolo Culturale L'Agorà, nella persona del presidente Gianni Aiello, per averci coinvolti in questo ciclo divulgativo. Porgo inoltre i saluti del dottor Felice La Rocca, responsabile delle ricerche speleoarcheologiche presso i nostri siti minerari di Sant'Agata di Jesolo e presidente del Centro Regionale di Speleologia Enzo dei Medici. Grotta della Monaca è situata nel territorio comunale di Sant'Agata di Jesolo, nella Calabria settentrionale, ad una decina di chilometri dal litorale tirrenico. La cavità si apre non molto lontano dalle sorgenti del fiume Jesolo, che delimitano a sud una catena di rilievi nota come Monti dell'Orso Marso, con vette elevate fino a poco meno di 2000 metri. Sebbene la grotta sia ubicata a soli 600 metri di altitudine sul livello del mare, l'ambiente è tipicamente montano, come potete vedere da questa immagine, dove la valle dell'Esero è riconoscibile al centro, nel profondo solco che attraversa i due possenti bastioni rocciosi laterali. Vi forniremo prima di tutto qualche agile informazione sul sistema sotterraneo, allo scopo di permettere la comprensione dei suoi caratteri speleoarcheologici. Un ampio imbocco alto 16 metri, che qui vedete ripreso dall'interno della cavità, si affaccia sulla sottostante vallata a mo' di enorme occhio scrutatore, a controllo del territorio, ben visibile da lungo tratto. Nonostante Grotta della Monaca fosse già nota a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, il suo ruolo estrattivo e la sua importanza paleontologica sono stati portati alla luce solo molto più tardi, grazie alle esplorazioni del 1997 del Centro Enzo dei Medici e alle successive campagne di scavo condotte dall'Università degli Studi di Bari negli anni 2000-2012. La grotta si sviluppa all'interno di rocce carbonatiche per oltre mezzo chilometro e rappresenta una delle maggiori cavità naturali attualmente note nella Calabria nord-occidentale. I suoi ambienti sotterranei sono stati suddivisi in base a criteri morfologici e volumetrici in tre distinti settori: la pregrotta, la sala dei pipistrelli e i cunicoli terminali. La pregrotta è una vasta condotta d'ingresso in leggera salita, col suolo completamente invaso da un accumulo caotico di poderosi macigni di crollo staccatisi dalla volta. Al suo interno la luce esterna cede gradualmente il passo alla completa oscurità sotterranea. Essa va progressivamente restringendosi, terminando in un angusto passaggio denominato diaframma, il quale, al fine di proteggere il prezioso giacimento archeologico situato negli ambienti più profondi della cavità, è stato dotato di un muro con cancello metallico, come visibile nella diapositiva. Superato il diaframma, si penetra nella sala dei pipistrelli, l'ambiente più grande della cavità,
60 metri di lunghezza massima per 30 di larghezza, che deve la propria denominazione alla presenza di una nutrita colonia di chirotteri. Al suo interno è visibile la concrezione calcitica dalle fattezze antropomorfe, altrimenti detta monaca, in cui la tradizione ha sempre ravvisato la figura di una monaca. Alla base della sala dei pipistrelli si raggiungono gli imbocchi di tre bassi e stretti budelli, denominati cunicoli terminali. Il più lungo di essi si addentra per oltre 60 metri nelle masse rocciose. Ciascuno costringe ad avanzare strisciando per la maggior parte del percorso, fino ad impedire ogni ulteriore tentativo di prosecuzione. La grotta si presenta letteralmente ricolma di depositi mineralizzati di ferro e in quantità minore di rame. Il minerale di ferro più rappresentato è un idrossido, l'aghetite, che si può rinvenire isolato o associato ad un altro idrossido, la lepidocrocite. Tra gli altri minerali di ferro ricordiamo l'ematite, un ossido, e la iuconite, un arseniato idrato di ferro e calcio. Le mineralizzazioni di rame invece sono ascrivibili principalmente a carbonati, malachite e azurite, che compaiono nei settori terminali del sistema sotterraneo, sotto forma di spalmature sulla roccia di colore verde e bluastro. La presenza di tali risorse minerarie è il principale motivo cui imputare la frequentazione antropica del sito sin dalle epoche più remote della preistoria. La coltivazione degli idrossidi ferrosi ha inizio a partire dal Paleolitico superiore, nei pressi dell'imbocco della cavità, come attestato dal ritrovamento di diversi strumenti in osso e selce all'interno dei filoni di minerali di ferro. Questi ultimi sono in stretta relazione con una deposizione di un'ulna umana all'interno di una fossetta scavata nell'aghetite e ricoperta da un macigno calcareo, datata col radiocarbonio a circa 20.000 anni fa. Le attività estrattive rivolte ai minerali ferrosi si intensificano durante la successiva età neolitica, fine del quinto e inizi del quarto millennio avanti Cristo, e si spostano negli ambienti più interni. Testimonianze più consistenti risiedono nella cosiddetta buca delle impronte, una condotta mineraria secondaria della sala dei pipistrelli. Tale denominazione è dovuta alla centinaia di impronte di scavo visibili sulle superfici dei filoni mineralizzati, e riconducibili a utensili di origine animale, come ad esempio il palpo di cervo o il corno di capra. Il motivo per cui molte impronte si sono conservate sino a noi, spesso in maniera eccellente, è dovuto alla plasticità degli idrossidi ferrosi nella loro variante idratata, proprietà che ha consentito l'identificazione dello strumentario. Si riconoscono anche le tracce di vere e proprie palettate, forse derivate dall'uso di scapole di suino e di altri attrezzi in osso, corno o legno. Nel corso dell'età del rame, quarto millennio avanti Cristo, allo sfruttamento degli idrossidi ferrosi si sovrappone la coltivazione dei carbonati di rame, malachite e azzurrite, che si riflette nella variazione dello strumentario da scavo. Agli utensili in materiale duro di origine animale, infatti, si affiancano mazze in pietra scanalate, disperse al suolo negli ambienti sotterranei, con presenza di mineralizzazioni cuprifere. Sono state rinvenute circa 70 mazze litiche, integre e frammentate, differenziabili tipologicamente in asce martello, mazzuoli e picconi. La scanalatura, che corre generalmente lungo tutto il profilo del corpo litico, era funzionale all'immanicatura, realizzata con materiali di origine vegetale,
come potete vedere nella ricostruzione a destra. Terminata l'attenzione verso le risorse minerarie, la cavità diventa un'enorme area sepolcrale nella media età del bronzo, attorno a 3500 anni da oggi. All'interno di nicchie o fratture presenti lungo le pareti laterali dell'atrio di accesso e cunicoli terminali, sono stati rinvenuti resti scheletrici di diverse decine di inumati, spesso accompagnati da pochi elementi di corredo funerario. Un rinnovato interesse per la coltivazione degli ostidi ferrosi si avrà in epoca tardo-medievale e post-medievale, quando numerose gallerie artificiali vengono scavate sotto la superficie naturale della pregrotta e della sala dei pipistrelli. Una serie di datazioni radiocarboniche ha permesso di collocare questa fase tra gli ultimi decenni del XIII secolo e i primi del XV secolo. Tra le testimonianze connesse alle attività estrattive medievali e post-medievali, ricordiamo i cosiddetti muretti a secco, ovvero delle strutture erette mediante la sistemazione più o meno regolare dei detriti e degli scarti di lavorazione risultanti dagli sbancamenti lungo le pareti delle condotte. La loro realizzazione può essere ricondotta a ragione di ordine pratico. Altri segni evidenti di questa intensa fase estrattiva sono le numerose impronte di scavo osservabili sulle pareti e sulle volte delle gallerie artificiali, impresse sulle tenere mineralizzazioni di ferro. Queste sono attribuibili a picconi metallici con punta a sezione quadrangolare o rotonda, zappe e pale. Agli anni di ricerca sul campo e studio delle testimonianze materiali emerse dalla grotta è seguita in maniera quasi conseguenziale la ferma volontà di far conoscere il prezioso patrimonio speleo-archeologico racchiuso in essa ad un pubblico più vasto di non addetti ai lavori. Ciò è stato possibile mettendo in atto tutta una serie di interventi e progetti lungimiranti, in stretta collaborazione con enti locali e non. Uno dei primi passi in questa direzione è stato il protocollo d'intesa firmato tra il Comune di Santa Cata di Jesaro, il Centro regionale di speleologia Enzo dei Medici e la Soprintendenza Archeologia per le Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza. Tale convenzione ha consentito di affidare al centro la gestione scientifica del sito sotterraneo, insieme alla sua tutela, valorizzazione e fruizione pubblica. Contestualmente è stato istituito un deposito archeologico preposto alla custodia degli oltre 20.000 reperti rinvenuti nel corso delle campagne di scavo e dotato di laboratorio per attività di studio, documentazione e restauro di reperti archeologici. Questa realtà rappresenta un luogo di incontro di studiosi, studenti e operatori interessati all'investigazione dei contesti sotterranei contraddistinti da valenza archeologica. È stato inoltre realizzato un comodo sentiero immerso tra i boschi che permette di raggiungere facilmente il sito anche a persone poco atletiche, offrendo così la possibilità allo stesso tempo di godere appieno delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della vallata. Un altro importante ma lieve intervento artificiale che ha reso la grotta maggiormente accessibile, sempre nel pieno rispetto del suo aspetto originario, è stata la sistemazione della soglia d'ingresso con una scalinata e una terrazza panoramica, entrambe costruite in pietra a vista. Da maggio 2016, Grotta della Monaca è stata aperta al pubblico con una formula ecocompatibile, funzionale a preservarla da ogni eventuale tipo di inquinamento e degrado. Le visite avvengono lungo tre percorsi naturali non elettrificati, ciascuno dei quali sempre più addentrato nel sottosuolo,
sugli stessi itinerari sotterranei percorsi dagli antichi minatori preistorici. Ogni visitatore dotato di casco da speleologo con illuminazione personale accede nei vari settori della cavità vivendo un'esperienza conoscitiva molto suggestiva e avventurosa. Le escursioni sotterranee sono curate da guide esperte che forniscono puntuali spiegazioni sui luoghi visitati e sui loro aspetti di interesse. In concomitanza con l'apertura al pubblico di Grotta della Monaca, il sito è stato dotato di un centro visita e punto informativo. La sua funzione è quella di introdurre alla visita della grotta mediante ampi pannelli fotografici e teche contenenti riproduzioni realistiche dei manufatti archeologici, offrendo così una panoramica sugli aspetti più importanti emersi nel corso delle indagini. In aggiunta a ciò, attraverso agili materiali divulgativi ai quali può attingere gratuitamente, il visitatore è in grado di acquisire ulteriori informazioni, sintetiche ma esaustive, utili ad una maggiore comprensione delle principali tematiche connesse al sito. Da qualche anno è stata lanciata anche la nostra offerta didattica rivolta al mondo dei più piccoli e alle loro famiglie. È articolata in laboratori ed escursioni che prendono spunto da aspetti fondamentali riguardanti la grotta, come ad esempio l'utilizzo delle risorse minerarie presenti nel sottosuolo come coloranti e la forte relazione tra ricerca archeologica ed esplorazione speleologica. Spero che questa agile panoramica possa aver illustrato in maniera completa i caratteri del sito minerario preistorico di Grotta della Monaca, uno dei meglio conservati d'Europa, e le possibili formule di valorizzazione che si possono adottare senza stravolgere la naturale bellezza che il nostro giacimento già possiede. Grazie per l'attenzione.